scusa, la domanda è inevitabile sulla vicenda legata allo sfogo social di tua figlia Victoria, ecco, rispetto a quello che è successo. Ecco, volevo sapere la sfogo, posizione. Sfogo è quando uno... Lei ha risposto perché c'erano insulti che non c'entravano nulla con calcio. Perciò, vabbè, queste sono solite merde che si nascondono dietro, poi magari davanti ti vedono e ti fanno complimenti. Però come io non ce l'ho social e tutto, mi hanno detto ieri, mi ha chiamato mia figlia perché mi ha fatto vedere quello che hanno scritto e tutto, però... Io per fortuna sono abituato, i miei figli un po' di meno, specialmente magari quello più piccolo che magari può leggerlo e sentirsi preoccupato, gli dispiace come naturalmente potrebbe dispiacere a ogni figlio quando ci scrivono certe cose sul padre, sulla presunta malattia, su tutto quello che c'è, cioè, sono cose troppo personali, sicuramente... Quando oltrepassano limite, poi dopo bisogna anche rispondere in una certa maniera. Però, come detto, questo è il mondo di oggi, i social che si nascondono dietro la tastiera e insultano, non c'hanno le palle per dire questo in faccia o magari farselo vedere. Però io, come ho detto, sono abituato. Poi ma anche li leggo perché non c'ho social, perciò... E più per i miei figli, ecco, però si dovranno abituare anche loro, purtroppo, che la vita è così.